19 aprile 1943. Inizia la rivolta del ghetto di Varsavia. Guidata da Mordechai Anielewicz e Marek Edelman contro le truppe d'occupazione del generale tedesco Jürgen Stroop. I polacchi, in quanto slavi, sono ritenuti dall'ideologia nazista letteralmente Untermenschen, subumani, utili solo come schiavi nel nuovo impero. 2 mesi prima Himmler aveva ordinato la completa cancellazione del ghetto. La polizia tedesca, però, dà corso al comando dopo alcune settimane. Il 19 aprile, vigilia di Pesach, la Pasqua ebraica, alle 4 del mattino. I primi incendi si sviluppano come conseguenza dei combattimenti, ma dal giorno successivo Stroop ordina la sistematica distruzione col fuoco di tutti gli edifici per scovare e stanare i combattenti dai rifugi sotterranei. Una settimana dopo, 30.000 ebrei di Varsavia erano già stati catturati. Nel primo rapporto di maggio, Stroop scrive di averne fatto prigionieri 56.000 e di averne già eliminati 14.000. Le perdite tedesche sono modeste: 16 morti, 85 feriti. Dopo meno di un mese, il bilancio finale sarà impietoso. Oltre ai 14.000 uccisi dentro il ghetto, altri 49.000 ebrei polacchi saranno dispersi e uccisi a Treblinka e nei campi di Majdanek, Poniatowice, Traunici, Budzic, Krasnic. Nel mese di giugno 1943 il ghetto sarà raso al suolo e sostituito dal campo di concentramento Warschau, Varsavia.